Eder. Mech. Pallister. Sono ormai passate due lunghe e angoscianti settimane da quando, domenica 8 ottobre, il sessantenne palermitano Paolo Spatola è scomparso senza lasciare traccia. La sua famiglia è nel profondo dolore, soprattutto la figlia che lancia appelli disperati sui social per ritrovare il padre. Secondo le ultime informazioni, quando è uscito di casa aveva solo la carta d'identità con sé e ha lasciato a casa il cellulare, il portafoglio e le chiavi. Indossava bermuda neri, una maglia blu e mocassini beige. I familiari rivelano che il signor Spatola soffre di amnesie temporanee che potrebbero avergli impedito di ricordare come tornare a casa. La figlia ha denunciato la scomparsa ai carabinieri e ha diffuso la foto del padre sui social, sperando che qualcuno lo riconosca e fornisca informazioni utili alle autorità. L'ultimo avvistamento risale a domenica 8 ottobre in corso Calata Fimic, dove alcuni testimoni affermano di averlo visto passeggiare in modo confuso. «Ti ho sempre protetto e custodito come il mio tesoro più prezioso», scrive la figlia in un appello commovente su Facebook, «e l'amore che provo per te non potrà mai essere paragonato. Perché nessun altro potrà mai essere la mia vita. Per me, non sei solo un padre, ma hai svolto molti altri ruoli, dal mio migliore amico al mio più fidato confidente. Sei sempre stato il mio porto sicuro, il mio rifugio durante le tempeste. E in questi giorni mi manchi terribilmente. Vorrei tanto averti qui con me». Parole toccanti accompagnate da dolci foto di infanzia e adolescenza, a testimonianza del profondo legame tra padre e figlia. «Se ogni figlia ha un eroe, io ho un campione», conclude la ragazza nel suo appello disperato. La famiglia non si arrende e continua a cercarlo senza sosta, sperando che Paolo Spatola legga queste parole e trovi il suo cammino verso casa. Chiunque lo incontri o abbia informazioni, è pregato di contattare immediatamente le autorità o il numero 327-7425328. I familiari confidano nella collaborazione e nella generosità delle persone, per poter riabbracciare al più presto il loro amato. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!